Abbiamo avuto il conforto dei membri del Comitato di Sorveglianza per la Commissione Europea sull'FSE rispetto ai progetti che si stanno chiudendo in questo settennio e abbiamo mantenuto sia l'obiettivo di spesa sia anche l'obiettivo di incrementare le competenze delle persone del nostro territorio. Il Fondo Sociale Europeo ha anche consentito di modificare, o meglio integrare, le politiche della Cassa Integrazione che ha mantenuto i redditi di migliaia di famiglie nel momento della crisi drammatica in cui viviamo, consentendoci anche politiche attive sul mercato del lavoro. Abbiamo lavorato per i ragazzi più giovani con l'orientamento, l'abbandono scolastico e sviluppato bandi per sostenere la competenza delle imprese, la nascita eventualmente di nuove imprese. Soprattutto stiamo guardando con grande attenzione all'economia del mare, un asse portante della Liguria, e alla green economy. Ci pare quindi che il conforto sia anche punto di partenza per i prossimi 7 anni. L'Europa 2020 è nata con un'idea di un continente in crescita. Oggi dobbiamo interpretare il 14-20 come un periodo in cui capitalizzare le cose che sappiamo fare e svilupparle di più per una sempre maggiore competizione con l'Oriente, con il Sud America, mi auguro in Europa con una forte collaborazione con gli States. Dentro a questa logica quindi immaginiamo il turismo, il sostegno alle imprese, alla produzione, tutta l'economia del mare, l'economia blu, tutta la green economy e quindi nuova energia, abbattimento dei consumi e sviluppo del sostegno all'ambiente, così martoriato in Liguria e così ricco di opportunità per il turismo, ma anche per il consumo di energia attraverso la filiera del legno e quindi il mantenimento dei boschi. Progetti ambiziosi, se l'Unione Europea fa presto e mette a disposizione il bilancio, già dal 2014 la Liguria, non la regione, ma tutte le componenti della Liguria sono adeguatamente pronte ad affrontare il prossimo settennio. La situazione è complessa in tutta Italia e in tutta Europa. I problemi della disoccupazione post-crisi e il problema dell'occupazione giovanile purtroppo interessa gran parte dei paesi europei, gran parte dell'Italia e chiaramente fortemente anche la regione Liguria. D'altra parte devo dire che abbiamo trovato una regione, ma lo sapevamo, che ha un'efficienza attuativa molto interessante, molto importante. È una regione che ha anticipato per esempio un piano giovani che speriamo possa dare dei risultati, delle risposte interessanti al problema dell'occupazione giovanile. È una regione che sulla cassa integrazione ha lavorato anche fortemente con i modelli che abbiamo iniziato a sperimentare 2 anni fa. Chiaramente è difficile dire se questi strumenti sicuramente interessanti potranno dare una risposta veloce e soprattutto potranno dare una risposta completa alla crisi, perché la situazione è veramente grave. C'è da dire che la Regione, muovendosi in questa maniera, ha già anticipato la programmazione futura e quindi è già pronta probabilmente per interpretare al meglio anche la prossima programmazione 14-20, che dovrebbe partire a breve, speriamo. Ci sentiamo quindi poter dire di essere abbastanza ottimisti da questo punto di vista. È evidente che però ci sono anche dei dati molto molto complessi e delle risposte molto complesse che vengono chieste chiaramente ai cittadini. Ci auguriamo appunto che la Regione, che dimostra forte efficienza, sia comunque pronta a dare la risposta più utile possibile.